Oggi partiamo subito, non perdiamo tempo. Vi presento questo interruttore della luce. Cosa c'è che non va in esso? È un semplice interruttore della luce, no? Ebbene, qui vi state sbagliando. E se vi dicessi che tutte e tre le luci sono spente? Sentite la rabbia come sta salendo. Perché queste cose succedono? Madonna, il perfezionista che in me si sente triggerato, ve lo giuro. Oggi infatti, ragazzi, vi mostrerò delle cose che vi faranno arrabbiare, anche se normalmente non dovrebbero. Eppure, guardate queste medicine. Voglio conoscere l'essere del demonio che maledizione è andato a prendere la pillola in mezzo. C'è quello in basso a sinistra che ti ha detto letteralmente prendimi, sono qui. No, devi andare a prendere in mezzo. Perché? No, ditemi ragazzi, sono soltanto io? Solo a me fanno incavolare queste cose? Cioè, non so come spiegarmi, ma dà fastidio agli occhi. Questo ragazzino, per esempio, stava avendo il primo volo della sua vita senza finestrino. Ci rendiamo conto, ragazzi? Ve l'immaginate adesso il ragazzino, per vedere qualsiasi cosa, si dovrà infilare là in mezzo al sedile per vedere? Fai tipo, scusi signore, sono qui soltanto per controllare. Cioè, io non riesco a immaginarmelo un volo senza finestrino. Non va bene, è proprio contro le leggi dell'umanità. Questa è un'altra cosa che odio. E non succede soltanto con le torte, come in questo caso, ma anche con la pizza. Maledizione, ditemi se non vi è mai capitato. Avete la pizza o la torta impacchettata per bene, tornate a casa e vi ritrovate questo. Cioè, fammi capire, dovrei mangiare anche il cartone? No, dimmelo. Che poi con la pizza è ancora peggio, perché se prendete per esempio una margherita e la aprite, cioè, tutta la mozzarella rimane appiccicata sul cartone e si allunga ed è tipo orrendo da vedere, maledizione. Mi è capitato più di una volta, purtroppo. Questa immagine invece mi sta ispirando tristezza. Amico mio, che cosa è successo? Perché è andato così storto nella vita tutto quanto? Queste dovrebbero essere delle saliere e... oddio, la cosa per il pepe, come si chiama? Pepiera? Madonna, ma che cavolo? Come si chiama il contenitore del pepe? Contenitore del sale e del pepe. Il contenitore del sale e del pepe. Ok, va bene così. Saliera. Contenitore del sale. Vabbè, dimmi dov'è il tuo amichetto bianco a questo punto. Non lo so. Cioè, che brutto rimanere per sempre da solo. Forever alone. State vedendo la tristezza nei suoi occhi? Ok, non so come per voi, ma questa succede sempre a me. Non so perché. Veramente, ragazzi, è una cosa incredibile. Ma neanche a farla apposta. Ogni volta che cerco di aprire qualcosa, rimane quello strato di... non so neanche cosa sia, veramente. Perché certe volte è carta, certe volte è tipo una cosa plasticosa che però è difficilissima da togliere, che poi neanche a provare ad aprirlo col dito, perché non ce la fate. Quindi dovete per forza prendere un coltello oppure delle forbici per aprirlo. Cioè, non capisco, la vita mi odia. Volete un esempio di qualcosa che mi si è aperto in questo modo l'ultima volta? Avete presente il cacao per il latte? Quello, sempre. Ok, questa cosa credo che avrà fatto arrabbiare chiunque usi Facebook dal cellulare. Ed è probabilmente uno dei motivi principali per i quali ho chiuso la pagina di Facebook. Facebook, perché ci chiede di utilizzare Messenger per poter scrivere a qualcuno? Maledizione. Ma poi neanche per dire che, sapete, Messenger è un'applicazione così che pesa poco, tipo WhatsApp. No. Scherzi a parte, non so se è soltanto sul mio telefono, ma questa applicazione del cavolo pesa 1,5 giga. Facebook, ho questa richiesta per te, quindi per favore levalo Messenger, non serve. Fai come fa l'app di Instagram, puoi fare tutto quanto da lì. Lo so, incredibile, vero? Orari lavorativi: lunedì dalle 10:23 alle 9:07, martedì. Eh? Ok, non so cosa mi faccia arrabbiare di più in questo momento. Il fatto che è aperto dalle 10 alle 9, oppure il fatto che è aperto dalle 10:23 alle 9:07. Perché 23? Perché 07? Perché 04? Voglio capire qual è il vostro problema, ditemelo. Almeno potevate scrivere AM, PM per far capire se è mattina o pomeriggio. No. No, questo costa troppo. Ecco, in questo caso invece ve lo posso dire che questa cosa mi capita molto spesso nei ristoranti. Non so perché. Cioè, o almeno è successo a me, però per farvi capire, in bagni pubblici principalmente c'è sempre questa cosa. Tipo, sto lì mezz'ora a cercare di prendere, acchiappare l'acqua, perché maledizione, non c'è spazio per le mani. Voglio sapere veramente chi è il genio che ha inventato questo design di lavandini. Ve lo giuro, non gli farei niente. Però quasi quasi, no, sapete cosa c'è? Gli farei lavare le mani in quel lavandino per un'ora intera, per fargli capire quanto sono. Soffro ogni volta. Ragazzi, ho appena trovato la soluzione a un problema che ho avuto per tutta la vita. Cioè, quasi, aspettate. Perché qua c'è il boss finale, prima di ricevere la ricompensa, tra virgolette. L'apri pacchetti di plastica, che è stato fatto apposta per non avere problemi con i pacchetti di plastica, all'interno di un pacchetto di plastica. Mi stai prendendo per il culo? Però una volta che hai aperto questo, si vola. Quindi, sinceramente, in questo caso te la perdono. Ve lo giuro che cercavo una cosa del genere da una vita intera. Adesso spero soltanto che funzioni, però. Ok, questa cosa non capisco. E nonostante tutto mi sento offeso interiormente, non so perché. Avete mai visto un segnale di stop scritto in minuscolo? Cioè, sono talmente abituato a quello scritto in maiuscolo che, non lo so, è strano, è proprio da fastidio. Non lo so, ma per fortuna non mi è mai capitato di vederne uno. E meno male. Ah,
quanto sto soffrendo in questo momento. Questa cosa mi è successa oggi. Che odio quando vi cade la forchetta nel sugo, nella salsa, in quel che è, maledizione. Per esempio il cucchiaio dentro la zuppa, queste cose qui. Che poi ora che ci penso non succede soltanto con le cose liquide. Prendete per esempio il purè, succede praticamente la stessa cosa se lo toccate con la parte dietro della forchetta. Però che brutto. Adesso invece il mio istinto da perfezionista si sta ritriggerando, maledizione, perché sto vedendo questo abominio. Voglio sapere chi è stato. Hai per caso gli occhi storti? Tu persona che l'hai fatto? O andate a togliere quel quadro di mezzo, oppure non andate a centrare bene. Oppure sapete cosa c'è? Probabilmente lo farebbero di nuovo male, quindi fatemelo fare a me, basta. Ah, questa cosa. Quante volte mi è capitata, purtroppo. Ma perché mi succedono tutte le cose? Maledizione, ma quanto sono sfigato nella vita. Quando siete in un fast food e avete il vostro numero, in questo caso 139, e ovviamente vanno a servire il 138, il 140, il 141. Non so neanche se l'ho già portata una volta in un video questa cosa. Però è un'altra di quelle cose che mi fa arrabbiare un sacco ogni volta. Perché? Scusa, cosa ho fatto di male per non avere il mio cavolo di cibo? Ma hai ordinato più cose, è più difficile da fare, non me ne frega niente. No, sul serio, sto parlando a te, McDonald's, perché mi odi? Ah, ok. Sì, decisamente. Questo è un desktop che vorrei avere. Qua abbiamo un altro paio di casi che mi danno parecchio fastidio. Il primo è il fatto che il desktop sia completamente coperto da cartelle. Ve lo giuro che a me quando succedono cose del genere, proprio per panico, creo una cartella a parte, la chiamo desktop, e tipo là ci metto tutte le cartelle che stanno nel desktop quando diventano troppe. Ma ditemi, chi usa l'organizzazione libera delle cartelle che si possono muovere come vi pare? Sono tutte storte, maledizione, da fastidio. Tenetele a griglia, per favore. Va bene, con questa immagine ho decisamente la conferma che sono uno sfigato della Madonna. Ci dispiace, ma la sveglia ha smesso di funzionare. Va bene. Questa cosa mi è successa decisamente troppe volte. Ed è probabilmente uno dei motivi per i quali ho cambiato telefono. Sapete, proprio la sveglia, l'unico programma che non dovrebbe mai smettere di funzionare, non va. Grazie, vita. Grazie. Oggi ragazzi ci sono decisamente parecchie cose che mi stanno dando fastidio. Quanti interruttori della luce? Numero 1, perché sono così tanti? Numero 2, perché sono allineati a penne di segugio? E numero 3, spero per te che quell'interruttore in mezzo indichi la luce accesa. Se no torniamo alla prima foto e niente, vi ripeto le cose che ho detto nella prima foto, non lo so. E per finire, in un certo senso, questa immagine mi sta dando tanto fastidio, ma mi fa anche venire voglia di averla, non so perché. Quanto è figa questa maglietta? Un cerchio storto, che teoricamente in questo modo non è un cerchio, però vabbè, facciamo finta di niente. Avere questa maglietta non mi dispiacerebbe. Cioè, capitemi, tanto questo tizio l'immagine ce l'ha sulla schiena, quindi non la vede. Dai fastidio soltanto agli altri. Fantastico. Comunque vada ragazzi, io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto date una zampata sul mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.